Voilà. Parlavamo di freddo, nonostante che siamo quasi in primavera, però siamo pronti per il taglio primaverile o facciamo ancora l'invernale? O il nostro taglio solito? Solito. Solito. Quindi sfumatura Sì. bella Magari anche un tosta. filo più corto. Cioè, non troppo. Sopra Sopra. sono Sopra sono un da panettone. alleggerire perché sono proprio panettosi. E qui sono cresciuti in modo Tantissimo. vergognoso, È una luna veramente. crescente. Era vergognoso. Perché in realtà è sempre un mese, 40 giorni. Ho guardato. Allora, giriamo, che così ho la luce giusta perché questa Sì, spara. perché sennò aspetta Sì, vai di là. che vado di qua. Voilà. Abbassa giù bene. Allora, pronti via. Per questo taglio di marzo. Fino a quando sei a casa? Sono quasi tutto il mese. Anche perché mi hanno fatto un piccolo intervento al polpaccio. Avevo una vena da mettere a posto, allora con il laser me l'hanno ridotta. Anzi, non tolta. Quindi Buongiorno, è Totò. arrivato l'assistente alla poltrona. Totò? Ciao Totò! È arrivato un cucciolo nella una villetta vicina. Hanno preso un cucciolotto. C'è una processione ogni giorno. Sì. Sto cane secondo me. Gli è dato un Sì, personaggio. sì. Ma è una tenerezza. Tu ti avvicini alla cancella e lui si butta per terra. Pancia Proprio all'aria. da guardia. Sì. Gattile, è grosso così e non verrà grande. Achille. Il nome è una garanzia, Va. eh. Oggi abbiamo usato la mantellina in Ma PVC, secondo me è antipioggia, eh. E infatti fuori in cosa fa? tema. E fuori cosa fa? Piove. Noi previdenti anche in casa usiamo l'antipioggia. C'è un'altra mia collega che mi ha chiesto se per Peronello non nulla, tanto penso che la prenda anche lei qua. Tutto ben acceso. Probabilmente anche lei vive per i corsi. Ma noi siamo specializzati, poi per carità anche la spuntatina sul lungo si fa, sai, commerciale, Mia ma mamma alla fine ha detto che viene la prossima volta. non c'è problema, noi siamo qua, come diceva qualcuno, a esposizione. Anch'io la voglio così adesso la sfumatura. Basta chiedere, Sabri, ma il problema, io ci sono, sei te che sei sempre un pelino incasinata. Lo so, devo prendere appuntamento, vediamo. Se prendendo appuntamento riesco a No, più che rispettare. No, non ce la posso altro fare. dobbiamo rinnovare anche il discorso trucco perché servono dei trucchi freschi anche. Metto gli occhiali da sole? No, No? no. Intanto bisogna trovare il tempo. È quello, te l'ho detto, è. Però è da fare. Sei quasi vergognosa quando Lo andiamo so, in sono giro, faccio finta di lunghi, non ma conoscerti. addirittura adesso. Dici, quella sta con un truccatore parrucchiere, ma che testa che c'ha, ma che testa che c'ha. Quindi, ragazzi. È un attimo, No, eh. dobbiamo fare di nuovo il taglio e poi È volevo un andare a attimo. ritoccare, visto che mi sono trovata bene col colore, volevo andare a rifarlo Quello perché sicuramente. dopo un paio di mesi il biondo, cioè il bianco è rimasto bello e il capello è rimasto bello. Ah, anche la tua amica mi ha chiesto, Roberta.
dettaglio della trota, ma ti ha chiesto anche per il colore, perché anche lei ha intenzione di fare qualcosina. Ma tu sai che è un casino. E io gli ho dato il numero dell'amica tecnica colore, la Rox, che le ha fatto il colore a Sabrina, perché lei è una iper tecnica. Ma hai sentito, dov'è questa qui? In crocetta. Ok. Quindi abbastanza comodo. No, ma lo so che quando l'avevo passato prima, dammelo poi, perché anche io che voglio arrivare in tutto. E lei è proprio una tecnica colore, cioè nel senso che si mette lì e studia, fa, cioè per fare quel biondo ghiaccio, chiamiamolo così, perché quello è, e ci ha messo un bel po', perché non è facile da ottenere, diventano tutti giallognoli. O si scaricano esattamente dopo 4 lavaggi, e non è assolutamente facile. C'è tutta una procedura, c'è tutto un insieme di prodotti, lo stabilizzatore e tutta una serie di cose, però il risultato paga. Poi il capello non mi è mai venuto né stopposo, sì, non ho dovuto fare cure particolari. Che anche quello vuol dire. Devo dire che i prodotti sono buoni. E buoni, e chi li usa sa i tempi giusti, sa... Sì, perché tu puoi avere comunque il prodotto più buono del mondo, ma se non sei capace... O la tecnica di stesura, ci sono tante cose. Cerca della luce, ma sta diventando buio praticamente fuori, talmente nuvoloso. Ho visto adesso la webcam a Clavier, sta nevicando, che è un piacere. No, ma infatti è... Ma suppongo che anche solo a 1000 metri di altitudine, sì, ci sia già la neve, c'è proprio un'aria da neve fuori, non in vita.
Ah, c'è un altro assistente qua. Celestino. Tutti che assistono. Poi, i gatti sono curiosi, ma parecchio curiosi. Così c'era anche la canzone curiosa di Kill the Cat. No, era un gruppo quelli. Che adesso non c'è più perché. Curiosi. No, era. Ma sono morti curiosi. Negli anni 80 mi sembra. Sì, li aveva scoperti i Warhol. Eccolo qui, buongiorno. Il Celestino. Lo spessore numero voilà. Ehi, cosa stai annusando? Celestino? Celestino? Celestino ha trovato una cosa sul suo territorio. Ha detto, che cazzo è questa roba? What is this? Come può controllare? È un gatto inglese lui. What is this? Il nostro effetto soporifero, relax, momento relax. Quindi, donne, se siete esaurite, andate dal parrucchiere, anzi venite qua, macchinetta, e facciamo una seduta di relax, air relax. Che le cose più rilassanti siano uno, il taglio fatto così a macchinetta, e quando trovi qualcuno che sa fare bene bene lo shampoo, che sei in quella posizione è già rilassante. Se poi veramente fanno un massaggino di quelli, o comunque uno shampoo almeno da un quarto d'ora a 20 minuti, con quelle cose da 5 minuti e via, giusto per lavare, ma bensì veramente
che sia un massaggio al cuoio capelluto con un passaggio di prodotti, prodottini vari, e anche quello c'ha il suo perché. Addirittura c'erano delle aziende che fanno attrezzature per i parrucchieri, no? Mm-hmm. Hanno fatto le poltrone dei lavelli con il massaggio alla schiena. Sì, sai, quelli che ti fanno il massaggino shiatsu. Dove vai? Vado alla parrucchiera. Ci vediamo tra 15 giorni. Quindi prossima sfumatura così? Sì. Bene. Preparati. Oggi? Con sto tempo? No, se piove. No. La divina intesa è meteopatica lei. Allora, ci deve essere un tempo non troppo caldo, non troppo freddo, mm-hmm. non troppo mite, ma neanche troppo umido. Cioè, è un giorno all'anno. Praticamente dopo 10 secondi mi ero già praticamente rotto le scatole. Ho detto, vabbè, cioè, fai prima dire, senti, oggi non mi il giorno che non sarò preda degli ormoni, mettiamola così. Va bene, se ne parla veramente. Abbiamo tempo a fare le trecce. No, lo faremo anche perché neanche io riesco a vedermi con sti capelli. Lo faremo. Allora, mi viene a fare prima il taglio e poi la tinta. Sempre. Poi lì mi vedo, poi uno fa il ritocco. Ma... Non ti ci vedrei male neanche te con delle belle spruzzate di biondo ghiaccio. Infatti adesso miscelate bene in modo sapiente. Adesso che si affaccia la primavera mi ridò del colore. E se poi ti do poi sì, dammi le coordinate. Grazie. Della Rox. Ieri era anche il suo compleanno. Ah sì? Sì, infatti gli ho fatto gli auguri. Non ho visto, io ce l'ho su Instagram ma solo e non ho... Sono molto distratta. Chissà. Giriamo bene attorno alla rosa, che così spara nel modo giusto e non fa panatum. Anche perché non è più stagione, all'inizio no, facciamo una colomba adesso. Panettone non se ne parla proprio. Secondo me se Roberta ti vede con la sfumatura così, 15 giorni e me la trovo di nuovo.
ti sta proprio a bene. Però è anche vero che questa sfumatura, ad esempio, a te rende perché hai un capello con una densità, una corposità, non tutte. Puoi essere bravo finché vuoi, ma c'è anche un capello che rende bene con determinate sfumature. Sì. In più hai un effetto uniforme ancora di colore. Quando hai invece un capello sale pepe come me, e anche se fa la sfumatura ti sembra sempre ci siano delle chiazze più corte, ma è il gioco di colore, quindi lì ben poco si può fare. Sì, ci piace così, che spinge in avanti, di fare i ciuffi un po' birbe. Ci piace così. Ora rifiniamo bene poi solo il contorno. Uso lo spolveratore morbido. Questo è quello. Sì, perché sai. Qualcuno, anche se non è lei direttamente sotto, patisce quando vede l'altro brivido, Ci sta. Vuoi mettere sto pennello con l'altro? No, l'altro ti fa lo scrub, sì, proprio, ti porta via. È quello che togli i peli, i trucchini, perché poi ci sono tanti trucchini piccoli che fregano, perché ti fanno l'ombra, sembra che c'è il capello, invece c'è il capello tagliato. Quando serve pulizia. E che sto rumore bianco ti fa proprio addormentare. Mm. Faccio fatica a tenere gli occhi aperti. Poi sarà che è sabato, che c'è tutta la stanchezza di tutta la settimana.
Celestino. No, fai schifo, Celestino. Sei veramente senza faccia. No, si trova, si trova. È un po' lettico. L'altro giorno ha festeggiato il compleanno, di quando è qua, di quando è arrivato. Lo teniamo o non lo teniamo? E guardalo lì. Sì. Che vita, È una vitaccia, vedo. Anche Totò lo vedo proprio che patisce da quando è qua, lo vedo proprio. Mm-hmm. Sembra Benjamin Button, ogni volta lo vedo sembra più giovane. Per andare a fare la spesa di cibo per i gatti, allora noi andiamo a fare la spesa al discount per cani e gatti, un po' di scatolette, 40 euro. Il salmone selvaggio, il bufalo dell'Alabama, c'è tutte cose. Infatti si vede, guarda. Piccini, devono mangiare anche loro. Allora, io direi che abbiamo raggiunto un effetto abbastanza soddisfacente. Via, è soddisfacente. Andiamo a controllare ancora alcune collegamenti. E direi che per questo taglio pre-primaverile, anche veramente 10 giorni e siamo in primavera, passati la mano, senti un po', se ti aggrada, se vuoi ti gratto ancora un po', possiamo tagliare, ce n'è un squadra da tagliare. Va bene, sai, così non capisco la mente, perché per me dovrebbe andare... potenti mezzi, elettrica, giura elettrica, fai zzz, ecco elettrica. Sì, va bene, sai che io ho sempre sto pipa di davanti, che mi sembra un po' più... lo alleggeriti tanto, devono esserci, perché sennò... Però... sparano. Va bene, dai. Sono sparanti come volutamente con ciuffi che vanno anche più in giù perché non devono essere complicato. Ok, venuto. Non abbiamo tolto, ce n'erano in quantità. Quindi anche a me la stessa sfumatura. Sì. La stessa sfumatura. Sì. E faremo la stessa sfumatura, però il giorno giusto. Raccomando, adesso poi ci mettiamo lì con calma, calendario alla mano e troviamo il giorno giusto. Lo troviamo. Esiste sul calendario. Esiste. Guarda. Mica sono sempre così io. Anche peggio.